Dottore, ho un problema. Io tutte le mattine alle 9 faccio la cacca. Ah, bene. Eh no, dottore, io mi sveglio alle 10. Non ho capito. Se tu mangi 150 grammi di Nutella perché ingrassi 3,5 kg. Fare l'amore in macchina era scomodissimo. Piede incastrato tra il freno e l'acceleratore, che mentre lei ti chiedeva amore ti piace, quello a ogni spinta sanguinava. Non si sa per quale motivo la mamma per i primi 5 anni della tua vita è sempre incazzata nera. Uscivo da camera mia col pallone da calcio. Mia mamma mi aspettava in soggiorno. Dove vai? Vado a giocare a calcio. Sì, ma non sudare. Da piccolo sono andato al mare ad Arenzano, in Liguria. C'era talmente tanta gente che ho preso gli schiaffi da una mamma che non era neanche la mia. Signora, ma che fa? Sono le 10:30, il mio non lo trovo, qualcuno devo picchiare. L'altro giorno ero al semaforo. È arrivato un ragazzo di colore. Mi ha bussato al finestrino e mi ha detto: amico, sono 3 giorni che non mangio. Male. Ho detto: bisogna sforzarsi un pochettino. Un altro mi ha detto: mi dai 1 euro che ho fame. Oh, se l'hai mangiato. I ragazzi oggi sono fortunati perché ci sono le MILF. Ai nostri tempi c'erano le vecchie. Noi genitori abbiamo adesso un dialogo con i nostri figli che va bene. Mio padre lo incontravo ogni tanto di corsa nel corridoio alle 3 del pomeriggio e mi diceva: beato te, che non capisci un cazzo. Discorso finito. Quando mi sveglio la notte che ho fame, col pigiama in pile, quando cammino dalla camera da letto alla cucina faccio le scintille.